Buongiorno a tutti amici di Hearthstone, eccoci qua di nuovo. Scusate se non ho più postato niente questa settimana, ma mi faccio perdonare oggi che è sabato, perché purtroppo ci sono state delle grosse novità per World of Warship e quindi ho dovuto un po' dedicarmi un po' più a quelle. Comunque, non temete, siamo di nuovo qui. Oggi non continuiamo a farvi vedere i mazzi di classificata, perché ve ne abbiamo già fatti vedere parecchi, ma vi vorrei farci questa piccola arena, ragazzi. Sono arrivato a 7 vittorie. Vi faccio vedere le carte da me scelte. Devo dire che sta sinergizzando molto bene il mazzo. Mi ci sto trovando molto bene, soprattutto certe combo tipo Insegnante Vestale con l'Alchimista molto valide in arena. E niente, soprattutto questa carta, ragazzi, fa il matto in arena. Mi piace tantissimo, infatti voglio farvi vedere se vi può interessare vedere la partita. E facciamoci tre gameplay, vediamo un attimo come vanno. Se poi continua, magari continuiamo. Adesso vediamo, ragazzi. Comunque, speriamo di avere fortuna. Siamo arrivati a 7 vittorie e una sconfitta. La sconfitta è stata la prima, eh? Prima sconfitta e poi tutte vittorie. L'hai voluto tu. Non mi La lamento. luce porterà alla vittoria. Allora, vabbè, togliamo queste che sono pesanti. Teniamo il 2-2 che ci può far comodo a inizio partita. Beh, tutto sommato una buona curva. Abbiamo un po' un palo di qua, però vabbè. Passiamo Salve. e salutiamo. Salve. Salve. Gustav 998, welcome aboard. Allora, facciamo così. Gli facessi un ping, ragazzi, così dopo andiamo a pesca e ci curiamo. E lo curiamo. Non si può mai sapere. Che scoperta incredibile! Ah, fuck off. Allora, vabbè, giochiamo in curva. Facciamo così e passiamo. Allora, potremmo fare board? Oppure curarci e andare a pesca. E rubare una carta. Rubiamo una carta. 4. Ok. Allora facciamo così. E ricuriamo lui. E così andiamo a pesca. Allora, beh, no, non è iniziata molto bene, eh? Secondo me non è iniziata molto bene, però dai, speriamo di riuscire a reggere. Cardo di terra, vabbè, si poteva fare, dai, è critico. Vabbè, dopo tutto, ragazzi, lui rimane con un 1-1. Cioè, sti gran cazzi. Lui potrebbe non essere cattiva come idea. Lei faremo board. Lo costringeremo a fare un ping o a sacrificare l'1-1 sul 2-1. Fammi pensare. Potrebbe non essere una cattiva idea. Lui non ha senso. Sì, giochiamo in curva, però con un sì, costringiamogli comunque a fare un ping. O a sacrificare l'1-1. Devo pensarci bene. Vabbè, facciamo così, ragazzi. Perlomeno mettiamo in campo un qualcosa che può diventare pericoloso se ferito. Ecco. Magari lo costringiamo a usare qualche removal forte.
dell'IFO. Ok. Allora, a questo punto... Ah, bella lei. Facciamo board. Facciamo board in questo modo. E... E vediamo. Così ha molte più minacce da gestire. È vero che potrebbe spazzare, per carità. Però, così, ha più minacce da dover gestire. Allora, vediamo un po' se riusciamo a capire come creare qualche problema al nostro avversario. Ah, missili arcani superiori. Buono. Beh, vabbè, alla fine niente. Io andrei a provare, Forzerei la mano in questa maniera, ragazzi. La spazzata non gli permette comunque di pullare la di pulire la board. Quindi vediamo di forzargli un po' la mano. Siamo pronti a fare la liberazione dell'Ambra. Così vi faccio anche vedere. Ne abbiamo due, una dietro l'altra, che non è male, ragazzi. Tutto sommato. Allora, andiamo a liberare l'Ambra. Allora, alla morte, sì, direi alla morte tutta la vita, ragazzi. Togliamo lui. Vediamo che cosa si inventa adesso. Ok. Rinveniamo una magia nel nostro mazzo. Ah, peccato, giusto, non mi ero accorto. E via. Ops. Ops. E via. Dai, ragazzi, 8 vittorie. Non male, ragazzi. 8 è il numero, un bel numero. Chiave del re, se non ricordo male il nome. Bene, bene. Via! Facciamo un'altra a questo punto, ragazzi. Una tira l'altra, quindi vediamo un po' come va questo mazzo d'arena. Se ci può portare a delle grandi sinergizzate. Vediamo un po'. Ah, vi ricordo, per chi gioca a World of Warship, vi ricordo che ho indetto il contest per i 1000 iscritti. Quindi vi invito a partecipare, potete vedere il regolamento per partecipare sul video ad hoc che ho registrato qualche giorno fa. E non temete, per chi invece non gioca a World of Warships e gioca solo Hearthstone, non temete che presto faremo anche un contest, anche per Hearthstone. Allora. Contro Jaina. Ok. Mech Knight 645. Ok. Mano un po' pesantuccia, però abbiamo lui. Al peggio non è male. Sempre più pesante. Passiamo. Giù un danno, però no, questa non la giochiamo adesso sicuramente. Allora, si potrebbe andare a fare rinvieni una copia di una magia al tuo mazzo. Sì, facciamo così, facciamo in curva semplice. Allora,
Il controllo mentale potrebbe. Sì, però a livello 10. No, no. Parola d'ombra che magari ci può togliere da brutte situazioni se nel caso lui giocasse qualche mostriciattolo un po' troppo massiccio. Ok. Ah, bella lei. E la possiamo giocare al prossimo turno. Quindi ottimo. Che cavolo sta facendo? Ah, ok. Vabbè, a questo punto facciamo così. Almeno abbiamo pulito il board. E lui è costretto a rispondere a un 5-2, che possiamo curare, quindi ritorna a essere un 5-4. Ok. Ah, bravo, perché ci costringe a doverci curare. Però alla fine ti faccio mangiare la polvere. Problema secondario. Si adatta a sfruttare. Ma no, non ce ne frega assolutamente niente. Giochiamo così. Ora comunque un 5-2 che gli dà fastidio. Quello che gioca forse lo riusciamo a gestire. Vediamo. Dopo se possiamo giocare in curva possiamo fare lui. Ha risposto bene. Va detto che ha risposto molto bene alla minaccia. Alla minaccia. Bene lei, se giocasse qualche segreto. A questo punto. Ma sì, facciamo così. Mettiamolo comunque in posto di portata. Ciao. Ciao. Midnight 645. Vedete che abbiamo fatto bene a prenderci questa, ragazzi? Ma allora, andare a silenziare per 3 Murloc 1-1. Io ne farei a meno. Facciamo così. Facciamo così. Dai, danni in faccia. Ci curiamo. E passiamo. Se siamo messi male possiamo sempre fare il drago. Oppure siamo liberi di fare la liberazione dell'ambra. Falla di fuoco. Ah, bene. Beh, almeno non gioca, ragazzi. Almeno non gioca. E ora possiamo. Sì, andiamo a fare il drago a questo punto. Così puliamo la board. E comunque abbiamo qualcosa di altro. Allora, vabbè, potremmo silenziarlo. No, ma liberiamo l'ambra a sto punto, ragazzi. Nzot, grillo di battaglia. Peccato che sono tutti grilli di battaglia. Se erano rantoni di morte era meglio. A questo punto è più efficace Medivh guardiano. No, sarebbe più efficace lui. Un 10-10 più vita. E quindi sì. Facciamo così. Rabbia, odio, e passiamo. Paura. Il meteora. Lo mettiamo in difficoltà, sicuramente. Ci ha risposto a tutto, ragazzi. Che gli facciamo? Che gli diciamo? Che vogliamo dirgli? Non si sa. Allora, vabbè, giochiamo a questo punto, giochiamo lui, curiamo. Carte controllo le aveva tutte, noi stiamo perdendo i nostri gigantini, ragazzi, questo non è un bene. Oh, quel 714 ci piace, perché a questo punto glielo andiamo a rubare, togliamo questo 5-5 e vediamo lui adesso che cosa si fa. Dai, però, ma è pesante, ragazzi, eh. Comunque va detto, è pesante questa cosa, è veramente pesante.
Ah, che pazienza. Allora, facciamo così. Abbracciali. Facciamo così. Eh beh, sì, avremmo dovuto giocare prima. Prima il drago e poi lei. Errore mio, ragazzi. Ma vabbè, è un punto in più di vita, sarebbe stato. Però, sì, sicuramente poteva essere. Poteva fare la differenza. Allora, questi in realtà sono... Sì, sì. Andiamo a pesca. Facciamo così. Togliamone uno. Facciamo così. E poi... Se gli rinviene una spazzata, ragazzi, c'è da bestemmiare, eh. C'è da veramente da bestemmiare se rinviene una spazzata. Prendi la medicina. Va bene. Avanti, giurma. Sembrerebbe essere messo male, eh. Sembrerebbe essere messo male. Allora. Allora. Andiamo a curarci. Ah, oddio. Bella giocata. Ragazzi, vedete che succede ad essere arrugginiti? Questo è un gran problema. Quando si è arrugginiti è sempre un problema. Tanto l'avremmo perso uguale. Errore mio. Madornale errore mio, ragazzi. Allora, giochiamo lui. Prova il mio dono nuovo. Sì, andiamo. È stato un errore, sì, ragazzi. Errore mio madornale. Di nuovo tre glyph, tre missili. Ok. Allora, andiamo a pesca. Ok, c'è entrata una carta sicuramente interessante. Io giocherei anche lui per tutelarci da eventuali creature un po' pericolose con il veleno. Lo mettiamo in difficoltà. Per Najatar. Si sta curando come un porco. Si sta curando come un porco. E andiamo a pesca. Copiamoia. Ah, un elementale. Ah, quindi dopo va. Si gioca la carta dell'elementale. Allora, togliamo. Pericoloso, però. Facciamo così. Facciamo così. Facciamogli qualche altro danno. La luce mi protegge. E ancora non riusciamo a chiuderlo. Fratelli, udite la mia chiamata. O meglio, lui è a tutti i servitori. A tutti i servitori non morlo. Quindi no, non fai danni. Lieto di congelarti. Allora, sono avido di pescate, ragazzi. Ok, a questo punto ci possiamo giocare lui. Facciamo un aperto dannino e vediamo un po' che ne esce fuori. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ha il Lethal, a meno che non fa qualcosa di particolare. Beh, è riuscito a far entrare una buona carta. Noi ne facciamo entrare una altrettanto validissima, ragazzi. A questo punto io gli andrei faccia tutta la vita. E ci andiamo. Penso che forse è chiusa questa, eh.
Penso che questa forse sia tutta. Se quei due danni di prima l'avremmo lanciati sulla lei, ora sarebbe morta. Però ragazzi, non si può avere tutto dalla vita. Hai vinto stavolta. No, ma domanda, ma perché è rimasto un 2-1? Ah sì, perché gli ha dato il più 2-2 la formazione. E vai ragazzi, 11ª chiave alla grande, 10ª chiave, scusate. Questa è la chiave di infuocato, no, di magma, non me lo ricordo. E buono, buono. Allora, a questo punto ragazzi vi tengo un po' sulle spine, perché mi sembra giusto tenervi un po' sulle spine. E le ultime tre partite, le ultime tre partite le facciamo il prossimo video, così vi tengo un po' sulle spine e vediamo un po' se riusciamo a conquistare le 12 vittorie per l'arena. Allora ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace, condividetelo, commentate, aiutatemi a crescere come canale e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.